Alimentazione, ambiente, cultura e sport sono le nuove frontiere del turismo sostenibile. Un'occasione per fare il punto in un convegno a Villa Figliani a Pineto. A proposito di benessere, tra i relatori Benigno D'Orazio, amministratore unico Terme In Popoli, che ha parlato della rinascita della struttura e dei progetti annessi che saranno realizzati nell'ambito di un ampio polo all'avanguardia di accoglienza e ricettività. Non peraltro la stragrande maggioranza dei cittadini in un referendum dell'amministrazione comunale ha scelto di cambiare il nome della città in Popoli Terme. Benigno D'Orazio è stato tra l'altro già presidente dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Sì, oggi avviamo un corso di formazione in collaborazione con la Consof, con l'associazione Terme Cordis di Popoli, e siamo ospiti dell'area marina protetta Torre del Cerrano, che direi non casualmente ci ospita, perché un po' tutta questa progettualità improntata alla strategia del benessere, di cui parleremo, nasce proprio dal Parco Marino del Cerrano una decina d'anni fa. E quindi ripercorreremo queste tappe dal 2013 ad oggi e cercheremo di spiegare a tutti i giovani e anche alle altre persone interessate qual è stato il percorso, ma anche quale sarà l'obiettivo finale del nostro corso e anche del nostro agire su Popoli Terme. Quando si parla di turismo sostenibile e quando si parla anche di relax, di salute, non si può non parlare di Terme. Appunto, Popoli Terme, la città, grazie al referendum, ha cambiato il nome a Popoli, è stata aggiunta Terme, perché le Terme di Popoli sono un fiore all'occhiello non solo dell'Abruzzo, sono aperte tutto l'anno. Sì, nel 2021 erano all'asta. E la proprietà del gruppo Innocenti ha comprato questo immobile, poi ci siamo seduti a tavolino con l'amministrazione, forse c'è stato un po' di fortuna, ma un po' di, come dire, di lucida follia della programmazione. Alla fine siamo arrivati che dopo poco più di un anno la città aveva cambiato nome, avevamo fatto progetti per quasi 50 milioni di euro, avevamo riaperto le terme che erano chiuse con un budget triplicato rispetto all'ultimo anno, e quindi diciamo che c'è stato veramente un qualcosa di eccezionale che deve essere ancora completato, però diciamo che siamo sulla buona strada. Popoli d'altronde è città dell'acqua. Sì, Popoli è una città delle acque, che ha delle acque preziose, che è anche però un centro strategico da un punto di vista anche della nostra regione, è veramente il centro dell'Abruzzo, anche in termini di comunicazione, ferrovie, autostrade, strade, quindi direi che ha una collocazione molto felice, ha una storia alle spalle importante, ma secondo me ha un futuro improntato al termalismo e al turismo sostenibile che io ritengo possa essere un po' il fiore all'occhiello di questa regione. Ci sono poi dei progetti importanti? Sì, bene, abbiamo tre. Uno abbiamo già realizzato, cioè quello di aprire, di aumentare il budget, e quest'anno facciamo anche la riabilitazione termale, che è un fiore all'occhiello della nostra struttura. Poi il grande albergo, e da poco abbiamo acquistato circa 2500 metri quadrati nel centro storico per riconvertire questi, diciamo, locali piuttosto in abbandono in B&B e albergo diffuso. E poi abbiamo un progetto già in avvio con un consorzio dell'agroalimentare, e poi la cosa che secondo me, al di là dei risvolti economici, secondo me la più importante è questa agenzia per la promozione del turismo sostenibile, a cui nessuno aveva pensato finora in Abruzzo, che facciamo in partenariato speciale pubblico-privato con il Comune di Popoli, che ci ha dato in concessione due immobili molto importanti, le vecchie terme e l'ex locale Grottino, che è al centro della città, con cui vorremmo avviare percorsi di formazione, di promozione con le moderne tecnologie della nostra bellissima realtà regionale. Rilancio delle aree interne anche attraverso le terme di Popoli.
Beh, direi di sì, perché potrebbe essere un modello di sviluppo anche per, io sento, insomma, da tanti anni mi occupo di cose pubbliche di questa regione, spesso sento parlare di rilanci o di cose di questo tipo. Questo è un progetto concreto che va a intercettare fondi pubblici attraverso i bandi e che nello stesso tempo propone un'idea di sviluppo corale che fa partecipare l'intera città, che ha dato il sì con nel referendum per il cambiamento del nome, a questo processo di innovazione e quasi rivoluzionario, non solo per Popoli ma forse anche per l'intera regione. Poi c'è questa legge del 2020, una legge finanziaria regionale, insomma Abruzzo regione del benessere, tant'è che qualche anno prima è stata definita come la quinta regione del benessere, dove si vive meglio. Sì, Abruzzo regione del benessere in realtà parte dal Parco Marino del Cerrano, quando feci una convenzione con la pediatria di Atri e facevamo le merende per i bambini col pane, olio e pomodoro, facendo capire, questo lo facevano loro i pediatri, che quel tipo di merenda era molto più consona a un corretto stile di vita alimentare per i bambini rispetto ad altre tipologie, cioccolate e cose varie. Quindi siamo partiti da là e in quel momento io ho capito che mentre si fa educazione ambientale si poteva fare anche un'educazione alimentare al corretto stile di vita e qualche anno dopo ho aggiunto anche la cultura e le tradizioni locali. Perché per esempio in Abruzzo c'è la cultura dello sdiuno, che a Teramo hanno studiato all'università in modo approfondito, che è quella che sottolinea l'importanza di un'alimentazione più forte nelle prime ore del giorno rispetto a quella serale che deve essere molto più leggera. Piccole regole che fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione, che nel 2015 hanno valso all'Abruzzo il titolo di quinta regione al mondo per qualità della vita. Allora cosa abbiamo fatto, cosa ho pensato di fare? E poi devo dire che la Giunta regionale, il Consiglio regionale mi ha sostenuto in questa iniziativa. E abbiamo pensato di legare queste due cose. Da un lato la qualità della vita, quindi la salute anche dei cittadini, l'alimentazione, l'educazione all'ambiente. Dall'altro lato il turismo sostenibile, cioè la stessa cosa, il benessere inteso sia da un lato per la qualità della vita dell'Abruzzo, ma come modello per un turismo sostenibile e attrattivo. Noi in questa regione abbiamo circa il 40% di superficie dedicata ai parchi, abbiamo dato molto, un grande contributo alla natura, alla tutela della natura. Adesso è chiaro che con questo tipo di leggi noi sfruttiamo, tra virgolette, quello che altri hanno fatto in passato mirabilmente, oserei dire, conservando integra la nostra natura, e la utilizziamo per poter essere competitivi sul mercato mondiale del turismo. Vogliamo parlare un po' dell'utenza delle terme, da dove provengono, cosa dicono, cosa pensano? Guardi, le utenze nostre sono, abbiamo ovviamente tutti i dati statistici, in parte quelle che frequentavano le terme in passato, e in parte però sono tante utenze nuove. Per esempio un grande successo hanno avuto le terme per i bambini, che noi facciamo per le malattie respiratorie, per poter dare sollievo ai tanti bambini che soffrono, ahimè, con l'inquinamento dell'aria, sempre più di queste patologie. Quindi un pubblico che va a abbassare di gran lunga la media dei frequentatori delle terme. È chiaro che il progetto compiuto sarà quando noi andremo a realizzare un centro termale con un albergo e poi un albergo diffuso al centro, con piscine, ristoranti, centro spa, eccetera, che proietteranno le terme di Popoli in una, diciamo, come dire, una scenario mondiale di assoluta rilevanza, perché bisogna capire che purtroppo oggi la competizione non è tra terme che stanno a 10 km l'una dall'altra, ma è tra centri termali sullo scenario internazionale, perché
dopo il Covid, per fortuna, gli aerei hanno ripreso a volare, le comunicazioni sono sempre più magari orientate verso il sud-est asiatico, verso altre regioni che oggi cominciano ad affollare anche la nostra Italia. Noi dobbiamo essere bravi a intraprendere un percorso virtuoso per intercettare quel turismo che può darci garanzie di successo anche per il futuro. C'è molto entusiasmo, poi voi siete stati bravi nel rilanciare le terme dopo il periodo, lei lo ha detto prima, che hanno vissuto. Ma non è solo un problema di Popoli o di Caramanico, c'è stata una crisi del termalismo tradizionale in Italia. Basti pensare al fallimento delle terme di Montecatini o di Chianciano, stiamo parlando dei centri più importanti fino a qualche anno fa e che poi hanno fallito. Ma il fallimento dove nasce? Dalla incapacità di adeguare le strutture ai nuovi bisogni della popolazione. Se noi viviamo le terme in modo classico solo con la popolazione anziana che frequenta questi centri termali, è chiaro che siamo destinati a soccombere perché le spese sono aumentate, eccetera, eccetera, eccetera. Se noi invece riusciamo a dare delle terme una, diciamo, immagine e soprattutto una sostanza aperta anche alle nuove generazioni che cercano la piscina, cercano il relax, cercano il momento per cui, come dire, staccare la spina, e allora è chiaro che riusciamo a vincere la competizione. E nell'incontro si è parlato ampiamente dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Silvi, come si colloca in questo contesto il sindaco Andrea Scordella? Ma indubbiamente all'interno dell'area marina protetta possiamo sviluppare dei programmi sul territorio che possono rilanciare il nostro turismo. Una località, due località di mare, Silvi e Pineto, che insieme ovviamente con l'area marina protetta lavorano per un turismo sempre più sostenibile, un turismo del benessere, considerando anche un territorio che ha una vocazione ormai, diciamo, storica. Naturalmente va alimentata e le iniziative, anche guardando al futuro, possono essere di questa valenza, soprattutto perché, come abbiamo detto, l'Abruzzo è una regione turistica sostenibile che guarda al benessere delle persone, e noi come area in questo momento, più che un comune di Silvi, due comuni, Silvi e Pineto, possono sicuramente dare la loro impronta. Come dire, l'unione fa la forza? Ma indubbiamente noi come amministratori è vero che amministriamo le nostre città, però è anche vero che nell'ottica di sviluppo dobbiamo guardare in grande e dobbiamo prendere ad esempio territori più estesi, in questo caso le Terre del Cerrano, il nostro comparto, siamo baricentrici per la regione Abruzzo e potremmo dare sicuramente molto più impulso, soprattutto grazie all'AMP. Per concludere, si dice sempre così, sindaco, progetti per il futuro. Ma i progetti del futuro sono importanti, come abbiamo sempre detto, provocatoriamente abbiamo chiesto il referendum sull'area marina protetta, però quello serviva per bilanciare le forze tra gli enti e soprattutto dare un impulso diverso, una sinergia più condivisa e soprattutto con obiettivi ben precisi che devono essere portati avanti non da un singolo comune ma da un intero territorio a cui noi facciamo parte.